Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi abbiamo già parlato delle varie novità, mentre invece ciò di cui andiamo a discutere oggi, o per meglio dire in questo video, è appunto la Summon di Ifrit. Summon di Ifrit che ha ricevuto il potenziamento e ha ricevuto appunto l'estensione della sua sferografia, chiamiamola così, con conseguente sblocco delle difficoltà Very Hard 3, X1 ed X2. Come potete vedere, la Very Hard 3 e la X1 le ho già completate. Infatti oggi parliamo di Ifrit e parliamo ovviamente di ciò che vi consiglio come setup per poter affrontare Ifrit al meglio delle vostre possibilità. La X2 al momento neanche la tocco, perché già la X1 ha comunque diciamo dei picchi, non dico di difficoltà, ma comunque dei picchi di chiamiamoli picchi di difficoltà, che poi ripeto, per me non sono difficoltà, perché quando il boss fa 200 cose di fila e tu invece sei vincolato con l'ATB e non puoi fare nulla, secondo me non è tanto una difficoltà, ma è proprio una questione di metterti pressione. Quindi non è neanche difficoltà, ma è proprio la messa di pressione da parte del gioco. Questo mettere pressione del gioco nei giocatori, secondo me, non va bene. Ed è una cosa che ho già discusso tante e tante volte. Anche Kefka con la nuova X3 è praticamente una crash. Cioè, non è una X3, è letteralmente una crash. Perché io capisco che tu debba farmi l'evento che giustamente sfrutta i banner della collab, però non mi puoi rendere, tra virgolette, obbligatoria addirittura l'ultimate, perché ci sono delle fasi in quella X3 dove veramente la TB è contata col conto a gocce, bisogna fare un sacco di cose alla volta, e lì giustamente l'ultimate di Eris dà una mano incredibile, perché cura da TB e quindi consente, diciamo, a tutto il party di riprendersi dopo le batoste che specialmente mette Kefka. Ma comunque è una parentesi che magari tratteremo in live, che magari cercheremo anche di discutere insieme più nel dettaglio. Ora concentriamoci su Ifrit. Ifrit ovviamente un po' più forte rispetto a quello che ricordavamo diverso tempo fa. Torna con questa X, torna con questa sua composizione di battaglia un po' particolare. La Very Hard presenta i minion, mentre invece la X presenta direttamente il combattimento con Ifrit. Il setup con cui sono andato io contro Ifrit è praticamente questo. Un setup che prevede un solo DPS, in questo caso Sephiroth, e due supporti, perché purtroppo ormai i contenuti X praticamente vanno fatti così, c'è poco da fare. Dato che per l'appunto non sono una whale, non possiedo chissà quali armi, quale roba, sono costretto letteralmente ad andare con due supporti e un DPS che cerca di difendersi con le unghie e con i denti. In questo caso il mio DPS è Sephiroth, anche se potreste utilizzare Cloud se lo avete con la nuova arma di Locke, che per l'appunto si potenzia il danno elementale e quindi potrebbe in un modo o nell'altro aiutarvi da quel punto di vista. Probabilmente mi aiuterebbe anche nella X3, ma non ne sono sicuro, vedrò il da farsi. E praticamente questo setup funziona con Sephiroth che fa danni, perché appunto l'attacco magico, in questo caso ghiaccio, va a scalfire la difesa di Ifrit. Vi informo già che nella X non ci sono particolari resistenze, quindi potete utilizzare sia fisico che magico, a differenza comunque degli altri eventi dove appunto c'era una predominanza o comunque una debolezza principale rispetto a un'altra. Qui invece potete andare tranquillamente. Molto importante la fase a sigilli in questa fight, ma soprattutto importante sono le difese e le cure. In questo caso io difesa e cure riesco, diciamo, ad arrangiarmi un pochettino con la cura all di Red, la difesa magica che da Matt e ovviamente il break dei sigilli sia con Matt che con Red. Perché è importante breccare i sigilli di questo Ifrit? Perché più si breccano i sigilli, meno sarà forte l'attacco Hellfire che praticamente andremo a subire. Non so se effettivamente si riuscirà a breccare, perché io non ci sono riuscito a breccare, nonostante abbia portato comunque due personaggi che hanno sigillo diamante.
e quindi in teoria dovrebbero fare molti più danni. Non riesco a breccarlo, ma non credo che si possa breccare. È stato fatto appositamente per non essere breccato questo Ifrit. A meno che si hanno tre personaggi con sigillo diamante, allora lì forse qualcosina si può fare, ma credo veramente che sia stato fatto apposta per non essere breccato, ma semplicemente per farti breccare i sigilli e ridurre la potenza del suo attacco. Potenza dell'attacco Hellfire, che come sempre ovviamente deve essere ridotto sia con gli attacchi ghiaccio che riducono la sua barra, e sia con ovviamente in questo caso la rottura dei sigilli per rendere l'attacco ancora più debole. Infatti, se andiamo a leggere la caratteristica di Ifrit, praticamente la sua potenza di fuoco è basata sul Ignition, ovvero sulla Force Gauge, che può essere cancellata solo tramite attacco di elemento ghiaccio. Inoltre, distruggere più sigilli durante la sua fase di Incinerate diminuisce la potenza di Hellfire. Quindi, se non lo sapevate, adesso lo sapete. Cosa molto importante in questo setup è per l'appunto avere delle difese sia dal fuoco che ovviamente difesa magica. Infatti io ho Sephiroth, che purtroppo non è fortissimo in difesa magica, compensa un pochettino con gli HP, ma se potete fare di meglio ve lo consiglio assolutamente. Sub-weapon in questo caso che vanno ad aumentare difesa magica e resistenza a fuoco con la Northern Lights, HP ghiaccio e poi resistenza a fuoco e attacco generico in questo caso con la Zweilander di Zac. Infatti, come potete notare, boost magico addirittura al 6, boost ghiaccio al 6, però resistenza a fuoco al 4 e il boost magic ability al 3 dato dalla Protector's Blade. Qui effettivamente si potrebbe cambiare, si potrebbe mettere magari qualche arma per pompare un po' l'attacco magico, ma io direi che comunque già con questi 6.000/7.000 di attacco dovreste essere più che a vostro agio. Ovviamente Summon Shiva nell'eventualità di utilizzare la Summon, e poi Matt sempre con 13.000 HP, difesa magica decisamente più alta di 235, infatti lui è molto tranquillo anche nel subire danni, non c'è un grosso problema. Amulet Tribute per la difesa magica e ovviamente la spada di Bahamut per il sigillo diamante. Ultimate ovviamente per cure d'emergenza e tutte materie che vanno a pompare la MDF. Utilizzo la summon nuova di Shiva Ramu per incrementare il mio danno ghiaccio in questo caso, e come sub weapon ovviamente andiamo con la Bahamut Rod che mi aumenta attacco magico e healing, i Seaside di Tifa per aumentare la cura e la resistenza a fuoco, e il 4 point Shuriken che mi serve per incrementare HP e il buff debuff extension. Successivamente Red invece con statistiche che sono veramente obbrobriose, ma nella X1 bene o male si riesce a gestire soprattutto con la difesa magica che mette Matt, e quindi di conseguenza andiamo con il Silver Collar e Mana Ward. Con Silver Collar in questo caso e Ivy Collar per la riduzione resistenza a ghiaccio. Qui purtroppo è un setup un po' particolare, perché qui avere Eris o comunque avere anche Zac o qualsiasi personaggio che possa ridurre comunque sia la resistenza a ghiaccio può farvi comodo, però dovete fare attenzione anche alle cure e alla difesa. Quindi io mi sono praticamente inventato questo setup, ha funzionato e quindi di conseguenza me lo tengo. Anche in questo caso tutte materie che aumentano MDF, e come potete notare anche qui abbiamo healing, resistenza a fuoco, healing, buff, debuff extension e poi HP e resistenza a fuoco. Quindi avere la resistenza a fuoco così come Shiva, che appunto serviva la resistenza a ghiaccio, vi aiuta anche se non avete tanti HP. Infatti io ne ho meno di 10.000, pochissima difesa magica, però la resistenza a fuoco mi aiuta veramente veramente tanto. Per il resto ovviamente non c'è altro che bisogna dire. Per la X1 questo è un setup che va più che bene, potreste tranquillamente riuscire a gestire il tutto. Per la X2 purtroppo dovrò necessariamente pomparmi un po' con i brand, un po' con tutto quello che ho a disposizione. Quindi spero che questo video possa esservi utile, vi lascio alla battaglia e noi come sempre ci becchiamo alla prossima, ciao. Ragazzi, piccola correzione, effettivamente mi sono accorto durante la registrazione video, questo era un altro setup che stavo utilizzando per Ifrit, ma non è quello che ho utilizzato realmente. Perché?
Al posto dell'Amulet Tribute ho messo la Centipede e al posto dell'Ivy Collar ho messo il Mana Ward. Infatti non ho usato Imperil nella X1, perché comunque nella X1, se avete comunque un buon Sephiroth, una buona Yuffie o anche un buon Cloud, non ne avete bisogno. I danni li farete lo stesso. Quindi non ho usato Imperil, effettivamente. Questo era un altro setup che stavo utilizzando per vedere magari un setup alternativo. Quindi se volete appunto emulare il setup che vi farò vedere nel video, mettete ammette la Centipede per la cura come primaria e Mana Ward invece a red per difendervi dalla, diciamo, per difendere appunto dagli attacchi magici e basta. Poi per il resto il setup è identico. Quindi piccola svista che però correggo così un attimo al volo e adesso vi lascio alla battaglia.参加します。ただ挑戦する。ポケットは強い。状況は悪い。当然だ。